Salve, eccoci a un nuovo appuntamento con Scratchpedia, una serie di tutorial per approfondire il fantastico ed affascinante mondo di Scratch. Oggi vediamo come si può simulare una camminata di uno sprite. Quindi andiamo a creare un nuovo progetto e vediamo come possiamo appunto simulare una camminata. Quindi, prima di tutto ci serve uno sprite che abbia dei costumi già pronti che simulano il movimento. Quindi scegliamo qui uno sprite, scegliamo delle persone e tra queste abbiamo Avery. Ecco, ad esempio Avery Walk. Vedete che se io mi metto sopra con il mouse mi fa già vedere che ha tutti i costumi che simulano la camminata. Quindi scegliamo Avery e cancelliamo il gatto che non ci serve. Allora, innanzitutto Avery la mettiamo, scegliamoci anche uno sfondo dove far camminare, diciamo, prendiamo un esterno e ad esempio prendiamo, non so, qui la facciamo camminare su questo percorso. Quindi ecco, la mettiamo qui con lo sfondo con questo sfondo di mare o di lago, non si sa bene. Allora, innanzitutto decidiamo che Avery la facciamo leggermente più piccola, quindi prendiamo qui la dimensione di Avery, portiamola al 75%, vediamo un po' se ci va bene, direi di sì, quindi Avery al 75%, quindi come situazione bandierina, porta a dimensione 75%, è la prima cosa che facciamo, va bene? Eccola qua. Poi decidiamo che questa è la posizione iniziale di Avery. Quindi ricordatevi sempre che la posizione iniziale la possiamo leggere qui in quest'area a destra sotto lo stage e è alla posizione X-193, Y-41. E se andiamo qui nel movimento vediamo che il blocchetto vai a è già compilato con quei valori. È importante che all'inizio diciamo, del programma decidiamo già qual è la posizione di partenza, altrimenti se non lo mettiamo alla prossima volta che riseguiamo il programma, chissà dove si troverà lo sprite, magari sta dentro il lago, si sta facendo il bagno. Quindi abbiamo queste prime tre istruzioni in cui Avery si mette, diciamo, in questa posizione. Adesso dobbiamo farla camminare e andare verso destra. Ci sono molti modi ovviamente per farlo. Quello più tendenzialmente più utilizzato è quello di fargli fare un certo numero di passi oppure di modificare il valore diciamo dell'asse delle X, cioè che è l'asse orizzontale, come sapete, farla muovere su quest'asse. Allora, diciamo, la differenza tra questi due è che fai un certo numero di passi è relativo alla prua, cioè a quella che è chiamata prua, comunque alla direzione, eccola qua, la direzione. Quindi in questo caso Avery sta guardando verso destra, quindi tutti i passi che si fanno verso destra. Se io cambiassi la direzione, quindi facciamo conto che se io faccio punta in direzione 90 e poi faccio tutta una serie di passi, vedete che Avery si sposta verso destra. Se io però gli faccio fare, gli cambiassi la direzione ad esempio a 45, vedete che lei, lo sprite, ruota e guarda, diciamo, la sua direzione. Adesso sta puntando verso l'alto, quindi se facessi 10 passi camminerebbe verso l'alto. Quindi rimettiamola, diciamo, a 90, quindi che va verso destra, e vediamo come fargli fare, come simulare la camminata. Innanzitutto dobbiamo ripetere tante volte questo movimento. E quindi utilizziamo l'operazione ripeti, ad esempio ripeti 10 volte un certo numero di passi. Ora, se io eseguo questa istruzione, vediamo che appunto Avery si è mossa, ma ovviamente non ha cambiato il costume, cioè non ha fatto la simulazione della camminata proprio perché non abbiamo modificato il suo costume. Quindi quello che dobbiamo fare è che ad ogni ripetizione dobbiamo anche cambiare il costume. Abbiamo questo blocchetto che ci aiuta, che passa al 100%,
costume seguente. E lo mettiamo qui dentro. Perché? Perché Avery è dotata di ben quattro costumi: il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Quindi, se noi li scorriamo velocemente, questa è un po' la tecnica anche del cinema quando non era digitale, cioè se noi scorriamo velocemente questa immagine, come sto facendo io adesso, è come se la vedessimo muovere, no? Quindi io più velocemente riesco a far muovere questa, passare queste immagini, più ho questa simulazione di camminata. Quindi in questo caso questa istruzione, questo ciclo di ripete 10 volte di compiere per ogni, diciamo, passo di Avery, fare questa distanza di 10 e passare al costume seguente. Vediamo cosa succede. Ecco, vedere che, diciamo, ricammina molto velocemente. Perché? Perché, diciamo, queste istruzioni appunto le fa in maniera molto veloce. Innanzitutto facciamogli fare un po' più di strada, quindi ad esempio facciamogli fare 30 passi, 30 volte questa distanza. In realtà questi non sono i passi che compie Avery, ma sono la distanza che compie Avery ogni volta che si fa il ciclo. Quindi in totale, in questo caso, ripeti 30 volte 10 passi, farà in totale 300 passi, ossia 300 pixel dello schermo. Ecco qua, è arrivata quest'altra parte. Abbiamo detto che è un po' troppo veloce, quindi quello che possiamo fare è metterci, ad esempio, una pausa di, proviamo, 0,2 secondi. Metterci una pausa all'interno del ciclo, quindi diciamo si fermerà per 0,2 secondi e poi riprende. Vediamo un po' se. Ecco, questo mi sembra un ottimo valore. Rivediamola. Ecco qua. In questo modo noi stiamo simulando Avery che cammina. Ovviamente abbiamo molti modi per farlo, ma diciamo questo è uno dei più utilizzabili. Quindi direi che per questo tutorial è tutto. Abbiamo visto come si può semplicemente simulare una camminata. Ovviamente si può fare in tanti modi diversi. Chi vuole provare a trovarne altri, ben venga, magari me li segnala. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.